Shepard, inserisci la tua password per ricevere un omaggio. Per favore, pronuncia la tua password, comandante Shepard. Il silenzio vale oro. Lieta di conoscerti, comandante Shepard. Kasumi Goto, sono una tua fan. Cerberus ti ha spiegato la missione. A dire il vero, sono sorpresa che non siano venuti da me prima. Immagino che sia colpa della mia difficile reperibilità. Perché la password e tutta questa segretezza? Sei forse nei guai? Sono la miglior ladra sul mercato, non la più famosa. Devo fare attenzione affinché ciò non cambi. Inoltre, dovevo assicurarmi che tutto questo fosse reale. E ora non ho più dubbi. Sei il vero comandante Shepard. Lieto di averti con noi, Kasumi. Sei pronta a partire? Viaggio sempre leggera e ho già infiltrato le mie cose a bordo della tua nave. Sono davvero felice che tu mi dia una mano con il colpo. Sono impaziente di vedere come starai in abiti formali. Ho come l'impressione che tu sappia qualcosa che io ignoro. Non te l'hanno detto. E poi dicono che io sono riservata. Sto cercando la Grey Box del mio vecchio socio. L'ha presa un uomo di nome Donovan Ock e io intendo recuperarla. Che colpo stai progettando? Non qui, Shepard. Ti spiegherò tutto quando sarà il momento. Mi serve ancora del tempo per limare i dettagli. Tuttavia, mi sono presa la libertà di procurarti degli abiti da sera. Dovrai essere presentabile. Se questo è ciò che ti ha promesso Cerberus, lo faremo. Sarà divertente. E se avremo fortuna, non dovrei neanche estrarre le armi. Probabilmente dovremmo chiudere qui. Parlare con una pubblicità ti fa sembrare piuttosto sciocco. Ci vediamo sulla nave, Shepard. Dobbiamo acquistare più carburante o utilizzare un portale galattico, Shepard. Non sappiamo se O'Kir si trova su questo pianeta per scelta. Aspettati dei nemici. C'è solo un modo di valutare il successo. Uccidi o vieni ucciso, la perfezione è il tuo obiettivo. Una trasmissione attraverso gli altoparlanti. Affascinante. Non lasciarti distrarre. Cerchiamo un signore della guerra Krogan. Farsi assumere è solo l'inizio. Devi guadagnarti il tuo posto nel potente esercito che stiamo costruendo. Stazione nemica. Sono pronti a combattere. Merda. Merda. L'emorragia non si ferma. Sto per... Maledizione. Non mi sembra poi tanto grave. Non c'è bisogno che lo sappia. Sapevo che non erano berserker. Non da lontano. Siete mercenari. Ho dell'alleanza. Io non vi dirò nulla.
Non sei nella posizione migliore per trattare. Sto cercando un Krogan di nome Okir. Chi? Sai già più cose di me. Io i Krogan li uccido e basta. Il vecchio nel laboratorio ne scarica qui in continuazione. Jedor l'ha assunto perché le realizzasse un esercito. Ma i Krogan che crea sono folli, quindi noi li usiamo come bersagli viventi. Stronzate. Non mi pagano abbastanza per morire dissanguato. Avamposto 4. Jedor vuole che ci muoviamo. Ci servono delle coordinate sul gruppo di Krogan. Di cosa sta parlando? Jedor comanda un gruppo esterno dei Sole Blu, ma sta creando dei Krogan per un esercito. Solo che escono tutti pazzi. Forti come non mai, ma folli! Delle normali armi sarebbero molto più economiche di questo. Non lo so. Io mi limito a puntare, sparare e incassare i crediti. Forse c'è qualcosa di meglio nei laboratori. Non dire una parola alla tua gente. Lascia perdere. Maledizione. Pattuglia! Pessima mossa. Avamposto. Postazione 4. Maledetti Krogan. E così il nostro signore della guerra sta crescendo dei Krogan nel laboratorio di Jedor. Se vuoi un esercito, ti scegli il meglio. L'addestramento fa parte del tuo contratto. Il fallimento equivale alla liquidazione. Beccato! Solo una settimana. Devono crescerli fino all'età adulta, quando sono pronti a uccidere. Se avessero bisogno di addestramento, non sarebbero tanto meglio dei soliti mercenari. Creati per uccidere? No, io uccido perché il mio sangue mi dice di farlo. Ma non è per questo che sono stato rifiutato dalla madre di vetro. Nella mia testa sento parlare di sopravvivenza contro il nemico che minaccia tutta la mia specie. Ma ho fallito, ancor prima di svegliarmi. È ciò che ha detto la voce nell'acqua. Ecco perché attendo qui. Può
Puoi mostrarmi dov'è il laboratorio? Devo parlare con O'Kir. La madre di vetro si trova di sopra, oltre i rottami. Dietro molte creature tenere come voi. Ve la mostrerò. Per fortuna è amichevole. Voi creature tenere siete lente quando vi ritrovate davanti i grossi ostacoli. Potevi scappare o cercare di tornare ai laboratori combattendo. Perché sei rimasto qui? Attendo, me l'ha detto la voce. Se verranno combatterò, ma non scapperò e non ti seguirò. Io non sono perfetto, ma ho uno scopo. Devo attendere di essere chiamato, di essere liberato. Non mi piace per niente, stiamo allerta. Sono liberi! Si salvi chi può! Sono tutti liberi! Essere utile. Sono dietro di noi.
manderò a fuoco. Questo dovrebbe penetrare la loro corazza. Shepard, non sparare. Ci conosci? Ho spento le telecamere di sicurezza non appena ho visto che eri tu. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma sono felice che sia tu a guidare l'attacco. Mi dispiace, Ranat Noctis. Mi hai lasciato andare quando hai distrutto il laboratorio di Siren su Viermeier. Sono fuggita da un'esplosione atomica su una navetta di servizio, ma è pur sempre una seconda chance. Nel laboratorio di Siren non c'era nessuno che valesse la pena di salvare. Tirare fuori quel discorso non ti sarà di aiuto. Già, non sono orgogliosa di quello che è successo, ma sto usando ciò che abbiamo appreso per il bene superiore. Non per i mercenari. Jeddore è inebriata del potere, ma O'Kir sta cercando di fare qualcosa di buono, credimi. Anche se i suoi metodi sono un po' estremi. Tutti meritano una seconda chance, giusto? E a volte concederla dà buoni risultati. Io sto saldando il mio debito. Cosa sta cercando di fare O'Kir? È complicato da spiegare. Jeddor, il capo dei mercenari, gli ha ordinato di costruirle un esercito privato. Non so se lei saprà cosa farsene o meno. O'Kir tende a ignorarla il più possibile. Io ho creato una prassi educativa per gli esemplari cresciuti nelle vasche, ma la maggior parte di loro non ne supera nemmeno una frazione. E lui li scarica. Qualunque cosa stia cercando, di sicuro non è una cura e nemmeno una grande quantità di soldati. Pagarmi dovrebbe compensare il tuo lavoro per Saren o ciò che stai facendo qui? No, ma è un inizio che non avrei avuto senza di te. Forse non sarò un modello di ricercatrice morale, ma devi riconoscere che mi sto sforzando. Ora, se non ti dispiace, me la darò subito a gambe prima che tu faccia saltare in aria questo posto. So come lavori. Io approvo le seconde possibilità, ma ho qualche dubbio sulle terze. Eccoti. Ho osservato attentamente il tuo progresso. Ormai è ora. Le batterie di queste vasche non aspetteranno i tuoi comodi con quei mercenari idioti. Immagino che tu sia O'Kir, vero? Non mi sembri prigioniero, né particolarmente grato del mio arrivo. Sostieni di essere qui per aiutare, ma il defunto Shepard non era un segno di delicato cambiamento. Sorpreso? Tutti i Krogan dovrebbero conoscerti. Sono certo che Rana ha già rivisitato le tue azioni su Viermeier. Non c'era molto posto per la delicatezza. Se ci fosse stata un'altra soluzione l'avrei presa in considerazione. Ma io approvo. Le pallide orde di Saren non erano veri Krogan. I numeri da soli non contano. L'errore di uno straniero, lo stesso commesso dai mercenari. Ho dato al loro capo i miei scarti per il suo esercito. Ma sta diventando impaziente. È tempo che tu mi porti fuori di qui. Siamo qui per i collettori. I tuoi problemi non ci interessano minimamente. Capisco. Sì. Gli attacchi dei collettori si sono intensificati. Un problema degli umani. Le mie richieste erano focalizzate altrove. Ho acquisito la conoscenza necessaria a creare un soldato puro. Con essa infliggerò alla genofagia il peggiore insulto che si possa rivolgere a un nemico. Venire ignorato. La tua ricerca del soldato perfetto ha creato numerosi fallimenti. Di loro non ti curi? Nessun fallimento. I miei scarti sono esattamente ciò che voleva Jeddor. Semplicemente le manca la capacità di comandarli. Sono forti, sani e assolutamente inutili per me. Io cerco la perfezione. Se dovrò scartarne qualche migliaio, così sia. Il mio lavoro purificherà i Krogan. Non saremo ripristinati, saremo rinnovati. Credevo che l'ideale dei Krogan fosse un ritorno ai numeri che avevano minacciato la galassia. Non avremo bisogno di grandi numeri. Il mio soldato è un archetipo. È una minaccia superiore a tutti i fratelli falliti che sarebbero stati al suo fianco. La galassia porta ancora le cicatrici causate dall'Orda, ma impareranno a temere la lancia. Cosa hai ottenuto dai collettori? Mi serve tutto quello che sai su di loro. Sono una specie strana.
solitaria. Eppure sono molto disponibili quando il tuo sacrificio è grosso abbastanza. Ti ho fornito molti Krogan. Potrei avere delle informazioni per te. Ma la tecnologia è stata consumata per creare il mio prototipo, dopo aver capito come usarla senza uccidere le cavie. Le loro morti sono state incresciose, ma mi basta un singolo successo per dare inizio al processo. I tuoi metodi sono estremi, ma sai come sventare una minaccia. Ci aiuterai? Forse possiamo accordarci per un trasporto sicuro, ma il mio prototipo non è negoziabile. È la chiave per la mia eredità. Davvero così smidollata? Ucciderà la mia eredità girando una dannata valvola. Shepard, cerchi informazioni sui collettori? Fermala, proverà ad accedere alle sostanze contaminanti nel deposito. Potresti ricominciare da capo, come intende fare lei. Qual è il problema? Questa vasca è pura. Ha richiesto tanti esperimenti, quanti dati. Iniziare da capo non la duplicherà. Deve sopravvivere. Jedor sarà alle vasche scartate. Uccidila. Io resterò qui a fare ciò che deve essere fatto. Abbiamo finito. Contaminazione rilevata. Ventilazione di emergenza in corso. Contaminazione rilevata. Ventilazione di emergenza in corso. Sospesi perché i collettori volevano degli umani. Perché un fanatico come lui si è sacrificato per un solo Krogan? Chi può dire cosa O'Kir gli abbia messo in testa? Liberarlo potrebbe non essere saggio. Vale la pena complicarsi la vita con un Krogan puro? Già quelli normali non amano il gioco di squadra. Non lo sapremo finché non sarà fuori. E allora sarà troppo tardi in caso di problemi. Normandy, nessuna traccia di O'Kir, ma abbiamo un pacco da farvi ritirare. Ed è bello grosso. Senso, ma ho qualche obiezione nel risvegliarlo. Sì, l'hai già detto diverse volte. Già è pericoloso un Krogan normale. Questo è stato creato e probabilmente educato da un pazzo. Non può uscire di lì, a meno che qualcuno di noi non lo liberi. O a meno che O'Kir non abbia installato un'apertura di emergenza, o un guasto spenga la vasca. Non sto dicendo di aprirla subito con un piede di porco, ma non rinuncerò a una potenziale risorsa. La decisione è tua, comandante. Solo fa attenzione. Ricevuto. Ricevuto. La stiva è un luogo sicuro finché non deciderò cosa fare di lui. Benvenuto sulla Purgatory, Shepard. Stiamo preparando il tuo pacco. Potrai ritirarlo tra poco. Dal momento che questa è una nave ad alta sicurezza, dovrai consegnarci le tue armi prima di procedere. Consegnerò un proiettile. Dove lo vuoi? Calmatevi tutti quanti. Comandante, io sono il guardiano Kuril e questa è la mia nave. Le vostre armi vi saranno restituite all'uscita. Dovete capire che è una procedura standard. E la mia procedura standard è di tenere sempre la pistola con me. Fateli passare. La nostra struttura è perfettamente in grado di gestire 3 ospiti armati. Stiamo scongelando Jack,
Non appena avremo ricevuto il pagamento potrete andare. Seguimi nella sala di lavorazione per la consegna, comandante. Andiamo. Blocco 2. Come potete vedere, i detenuti sono strettamente sorvegliati. La cella di ogni prigioniero è un'unità modulare e autonoma. Ne ho espulse un paio, per dare l'esempio. La nave è composta da 30 blocchi identici a questo. Ospitiamo migliaia di criminali. Possiamo isolare l'intera struttura nel giro di pochi secondi. Qui nulla può andare storto. Puoi parlarmi di Jack? Cerberus non ti ha detto niente? Jack è il più grande concentrato di odio e violenza che abbia mai visto. Pericolosa, pazza e molto potente. Presto la vedrai con i tuoi occhi. Come sei finito al comando di questa nave? Ero nelle forze dell'ordine su Palaven. E ne avevo abbastanza di vedere i criminali fuggire in ogni angolo della galassia indisturbati. I cacciatori di taglie non sono affidabili. Poi mi è venuta l'idea di tenere i criminali nello spazio. Solo così la galassia può stare al sicuro. Lo fai perché credi sia necessario? Ogni giorno sono costretto a vedere il peggio che la vita può offrire. I governi sono poco severi e non vogliono sporcarsi le mani. Qualcuno doveva farsi avanti per il bene della galassia. Mantenere così tanti prigionieri nello spazio deve essere costoso. Possiamo agire senza i vincoli dei governi e riceviamo contributi dal pianeta natale di ogni singolo prigioniero. Questi sono soggetti violenti e i loro pianeti pagano bene per tenerli qui. Diamoci una mossa. Ci sono mai stati tentativi di fuga? Siamo nello spazio. Sanno bene che non esistono vie di fuga. Ciò nonostante esercitiamo estrema cautela. Sono individui pericolosi. Abbiamo molti modi per controllare la popolazione. Verificherò che i fondi di Cerberus siano stati autorizzati. Il centro di rilascio è in fondo a questo corridoio. Vai oltre le stanze degli interrogatori e l'ala di massima sicurezza. Ci rivedremo più tardi, Shepard. Non si riesce a ottenere informazioni. A un certo punto la vittima dice qualsiasi... Ehi, ragazzi, qua giù! Voglio chiedervi una cosa. Se state comprando dei prigionieri, potreste comprare anche me. Amico, non mi importa dove mi porterete o cosa mi farete. Sarà comunque meglio di questo. Siamo qui per Jack. Jack? Dimentica quello che ho detto. Non voglio andare da nessuna parte con te. Credevo che questa nave fosse una prigione, non un mercato. Certe volte le persone si comprano dei detenuti per poterli punire loro stessi, se capisci quel che intendo dire. Il guardiano ci vende a chiunque sia disposto a pagare abbastanza. Perché interrogano quel prigioniero? Sa forse qualcosa? No, quello è Bimmy. Non sa niente. Ieri ha ammazzato qualcuno nelle docce, credo. Il tizio che ha ucciso valeva parecchio per il secondino. Già, non vorrei essere nei panni di Bimmy. Tu perché sei dentro? Ho ucciso alcune persone, solo una ventina. E ho fatto saltare in aria la loro abitazione. Niente di che se confrontato ai nostri pezzi forti. Dimmi di più riguardo a Jack. Prendi i guai peggiori che tu abbia mai visto e aggiungici un pizzico di follia e di eccessivo potere biotico. Non dico altro. Devo andare. Vorrei poterlo fare anche io. Se Jack viene con te, io resto qui. Come si sta qui? Male. E devi fare molta attenzione. Diamine, c'è sempre qualcuno che cerca di fregarti. Le tue sigarette, i tuoi vestiti, il tuo orgoglio. Sono 3 mesi che non mi faccio una doccia. Devo andare. Vorrei poterlo fare anche io. Sento delle crisi nella distesa. Il centro di rilascio è dietro la porta dall'altra parte della stanza.
mie scuse, Shepard. Vali di più come prigioniero che come cliente. Abbassa l'arma e entra in questa cella. Non ti verrà fatto del male. Hai esposto le tue nobili intenzioni attraverso questa prigione, ma risulta che sei un criminale come tutti gli altri. Attivate i sistemi! Prendeteli! Nemici! Perfetto! Perfetto! Ora ti finirò! Bel colpo! Sì! Dobbiamo togliere Jack dalla cella criogena. Nemici! Sono io, Sciappa! Manomettendo quel comando, aprirai tutte le porte del blocco. Non c'è altro modo per liberare Jack dal contenimento criogeno. Me ne sto occupando. Tieniti pronta. Jack. Dobbiamo scendere lì. Hai un certo valore, Shepard. Vedendoti avrei potuto vivere come un re. Ma procuri troppi guai. Almeno posso ricatturare Jack. No, sei solo uno schiavista da quattro soldi e non ho tempo da perdere. Io faccio il lavoro duro che i governi civili non sono disposti a fare per il bene della galassia. Andiamo! Ci penso io. Colpo. Nemici a destra. Togli d'arma. Thank you.
Cosa diavolo vuoi? Ti ho appena salvato il culo. Era già morto, solo che non lo sapeva. Ora, cosa diavolo vuoi? Sei in una pessima situazione e io ti tirerò fuori da qui. Merda, parli come una puttanella. Non verrò da nessuna parte con te. Tu sei Cerberus. Sono qui per chiederti aiuto. Arrivi su una fregata di Cerberus per portarmi da qualche parte. Mi hai preso per stupida. Questa nave sta andando a fuoco. Possiamo portarti al sicuro e chiediamo il tuo aiuto. Potremmo stordirla e prenderla. Vorrei proprio vederti. Non l'attaccheremo. Bella mossa. Ascolta, se vuoi che venga con te, devi darmi un buon motivo. Dimmi a cosa stai pensando. Scommetto che la tua nave è piena di database di Cerberus. Voglio vedere quei file, vedere cosa Cerberus sa di me. Se mi vuoi nella tua squadra, fammi accedere a quei database. Ti darò l'accesso completo. Shepard, non hai l'autorizzazione per farlo. No, la cheerleader si è arrabbiata. Ancora meglio. Non ti conviene prenderti gioco di me. Allora, perché diavolo siamo ancora qui? Andiamo. Benvenuta sulla Normandy, Jack. Io sono Miranda, il comandante in seconda di Shepard. Su questa nave si eseguono gli ordini. Di' alla cheerleader di Cerberus di stare buona, Shepard. Sono qui solo per il nostro accordo. Miranda ti farà accedere al sistema. Fammi sapere cosa trovi. Sentito, tesoro. Saremo grandi amici. Tu, io e ogni piccolo segreto imbarazzante. Andrò a leggere nella stiva o nel ponte inferiore della nave. Non mi piace la confusione. Tieni i tuoi uomini alla larga da me. Sarà meglio così.